Ciao, nel video precedente ci siamo detti dell'importanza di avere una casa, un posto dove poter trovare riparo nel momento in cui ci sentiamo in difficoltà. Però ci siamo anche detti che non sempre questo è possibile e forse soprattutto in questo momento di quarantena. Però, come dicevamo, è un diritto di ciascuno poter sentirsi al sicuro nel momento in cui ci sentiamo in pericolo, in difficoltà. E quindi quello che possiamo fare è provare a trovare questo posto sicuro dentro di noi. Chiedendoci per esempio che cos'è che in passato o in altre situazioni mi ha fatto sentire al sicuro. Quando è che ho provato questa sensazione di benessere, di tranquillità? E può essere una sensazione legata a un luogo, a una persona, a qualcosa che riguarda il tuo presente o la tua infanzia. Oppure può essere quella sensazione di benessere, di tranquillità, di poter lasciare andare le difese che per esempio provi quando fai ciò che ami, quando pratichi il tuo sport, il tuo hobby, quando suoni uno strumento. E quindi se vuoi prenditi un momento per provare a fare questo gioco insieme, questo piccolo esperimento. E quindi ti chiedo di prenderti un momento per te e trovare un posto dove puoi sederti comodamente e dove puoi non essere disturbato. E se vuoi chiudi gli occhi e prenditi un momento per recuperare alla memoria questo tuo ricordo, cercando di recuperare quanti più dettagli ti vengono in mente. Con chi eri, cosa succedeva intorno a te, quali erano i colori e i suoni di quel ricordo. E mentre piano piano ti immergi in quella memoria, prova a notare come stai, come sta il tuo respiro quando recuperi quella sensazione di tranquillità, quel ricordo in cui stavi bene, al sicuro. Come sta il tuo viso, come sta la tua pancia. Prenditi il tempo di sentire come il corpo risponda a quella sensazione di benessere, di pace, di sicurezza. E se vuoi puoi dare un nome a questo luogo, sapendo che è dentro di te e ti appartiene, e sapendo che potrai recuperarlo ogni volta in cui ne senti il bisogno. A presto!